Credo che questa esperienza che abbiamo posto in essere sia giunta proprio nel momento giusto, nel momento in cui la città manifestava determinate necessità e noi stessi avevamo acquisito quella consapevolezza che queste necessità andassero affrontate, andassero risolte e che soprattutto, e mi piace ricordarlo, si uscisse dalla logica di un ufficio, quello che io dirigo per esempio, ma credo che questo abbia riguardato tutti gli uffici, ivi compreso anche naturalmente quelli comunali, che ci sia stato quindi questa venire incontro alle esigenze del cittadino. Semplificazione, trasparenza e certezza del procedimento sono fra i principali obiettivi del lavoro di riqualificazione dei decor dei pubblici esercizi avviato dal Comune di Napoli in collaborazione con Soprintendenza, Dipartimento di Architettura della Federico II e Camera di Commercio. Oggi a Palazzo San Giacomo sono state illustrate nel dettaglio le linee guida per l'occupazione del suolo pubblico di bar e ristoranti, che riguarderanno oltre 100 strade e piazze all'interno del centro storico UNESCO, tra Via Foria e Piazza Vittoria, definendo quindi altezze, superfici, distanze, cromie e materiali degli arredi esterni per assicurare uno standard adeguato alla tradizione storica ed architettonica della città. Tutti i dettagli sono pubblicati ora sul sito del Comune. Ma questo è un lavoro, come è stato detto dal sovrintendente, dal professor Lo Sasso e da altri, primo in Italia, dove c'è una sintesi equilibrata e di altissimo livello tra occupazione di suolo pubblico, rispetto del territorio, arredo, decoro, semplificazione amministrativa, meno burocrazia, più qualità, più bellezza, in modo da dare più motore a sviluppo, economia e lavoro. Quindi un risultato straordinario che entra nella fase sperimentale da subito, la delibera approvata dal Comune del 10 di maggio, quindi una fase sperimentale dei primi mesi e poi da gennaio si passa al regime definitivo, per ora solo il centro storico UNESCO, per poi come obiettivo andare verso le altre parti della città.